È una campagna per alcuni aspetti di sdrammatizzazione. Si è parlato per tanto tempo di chiudere la scuola, di chiudere l'attività e chi la chiude, il ministero, il sindaco. Ecco, finalmente siamo tornati a una situazione di buon senso, a gestire i problemi sanitari nelle scuole, come sempre saranno gli operatori sanitari assieme alle autorità scolastiche, agli insegnanti e poi anche qualcosa in più, mettere a disposizione concretamente dei ragazzi il mito fazzolettino che è ben usare e gettare una volta che lo si è usato, e siccome probabilmente non sempre si va a scuola con i fazzolettini in tasca, insomma, mi sembra che il messaggio sia molto chiaro. La resistenza ai vaccini non è di oggi, è in generale piuttosto diffusa, poi in particolare gli operatori sanitari sanno di che influenza si tratta, un'influenza che non è pericolosa, è un'influenza dal decorso benevolo, anche più leggera delle influenze stagionali. Quindi da questo punto di vista capisco che una persona si dice ma perché allora devo vaccinarmi? Il problema però è che noi abbiamo un'esigenza, quella di assistere le persone e siccome questa influenza ha una grande capacità di diffusione, vaccinarsi nel caso degli addetti ai servizi essenziali, in particolare della sanità, non è tanto un problema di tutela individuale, è piuttosto un senso di responsabilità rispetto alla collettività. Insomma, non vorremmo essere nelle condizioni in cui c'è bisogno di dare assistenza e gli operatori sanitari sono a casa con un'influenza che è banale ma che costringe a stare a casa.